tutto pronto per il quinto weekend di calcio dilettantistico. In eccellenza le prime a scendere in campo saranno Cervinara di Clanise. La formazione caudina sarà impegnata in casa in un match che nella passata stagione tanto ha fatto discutere. Al Canada infatti arriverà il Sorrento di Guarracino che dopo 3 sconfitte consecutive nell'ultimo turno ha trovato la prima vittoria stagionale contro il Nola. Le Clanise invece è ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale. La formazione di Mirabella e Clano in queste prime 4 giornate è stata molto sfortunata, trovandosi spesso in vantaggio ma facendosi rimontare. 5 compagni a 20 Cano ospiteranno il Costa d'Amalfi. Giocheranno in trasferta invece Virtus Avellino e Solofra. Gli uomini di Rino Criscitiello saranno ospiti del Sant'Agnello per cercare di bissare il roboante successo della scorsa settimana. La squadra di Ciccio Messina invece farà visita alla Battipagliese, non certamente il più morbido degli avversari. In promozione, almeno stando alla carta, saranno 2 i match di cartello. Abaiano arriverà da ex dopo 2 anni trascorsi in Granata, Mister Sgambati, con al suo fianco un altro ex di turno, Angelo Colucci. Quella tra i mandamentali ed il Paulisi sarà sicuramente una gara alla quale assistere, così come quella tra Grotta ed Ariano. Da tenere d'occhio anche la gara tra Montesarchio e San Tommaso. I caudini hanno cambiato da 2 giorni guida tecnica e potrebbero giocare lo scherzetto alla formazione del Rione Avellinese. Derby sentitissimo tra Lione e Sinconolfi, così come quello tra FC Avellino ed Abellinum. A chiudere il quadro, Ponte Carotenuto, Forze Coraggio San Martino e San Severinese Serino.